Il 29 di maggio c'era la sfilata dei turchi che dobbiamo al più presto ripristinare. Il mio auspicio è che da partire dall'anno prossimo la si possa fare come è sempre stato negli anni ed era anche un po' l'ultimo giorno di scuola. È la nota di vita personale con cui il ministro della Salute ha aperto il suo intervento, parlando dei temi nazionali dell'emergenza sanitaria. Questa fase dobbiamo viverla appunto ancora con prudenza, con cautela, con gradualità, ma anche con consapevolezza che è il momento giusto di programmare il futuro, perché questi mesi ci mettono sulle spalle una grande responsabilità, la responsabilità di provare a ricostruire, a rifondare, a ripartire. Molti professionisti della sanità insigniti dell'onorificenza all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Non dobbiamo chiamarli eroi, dice Speranza, ma rispondere con atti concreti. La pandemia ci ha insegnato che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più importante che abbiamo. Dobbiamo ricominciare a investire con forza. Un segnale di ottimismo giunge anche dall'istituzione della Facoltà di Medicina in Basilicata, ha aggiunto Speranza. Presenti alla cerimonia le massime cariche cittadine e della regione, tra cui il prefetto di Potenza Annunziato Bardè, nominato grande ufficiale della Repubblica, e il governatore Vito Bardi. Nel ricordare gli oltre 550 lucani deceduti a causa della pandemia, Bardè ha ribadito l'impegno della Basilicata nella lotta al virus. I controlli hanno funzionato. Oltre 5.000 le sanzioni a privati e la campagna vaccinale prosegue spedita, ha aggiunto. Bardi ha poi sottolineato che l'attenzione deve restare alta. Il lavoro non è finito e sappiamo che il vaccino non è la panacea di tutti i mali.